Per lo scialle che andremo a lavorare oggi, sto utilizzando questo misto cotone di Adrefil e il filato Amami, 50 cotone e 50 acrilico, nella variante 46. Utilizzerete per lavorare un paio di ferri circolari. Perché lo scialle, sapete, sviluppa in larghezza, quindi sui ferri normali alla fine non riuscirete a trattenere tutte le maglie. Un 6 mm con cavo da 80. Io per praticità vi inizierò a lavorare con questo piccolo da 40 cm. E poi avrete anche bisogno di due marcapunti per delimitare, per segnare la maglia centrale dello scialle. Bene, possiamo iniziare subito seguendo le spiegazioni che ci dicono di avviare 3 maglie. Quindi partiamo montando 3 maglie sul ferro. Una, due e tre. Ok. Il primo ferro del lavoro va lavorato così. Un diritto, un gettato, un diritto, un gettato e terminiamo con una maglia a dritto. Incominciamo ad avere gli aumenti. Abbiamo 5 maglie. Sul rovescio giriamo, lavoriamo due diritti, un rovescio e due diritti. Uno e due, un rovescio, due diritti. Ecco le nostre 5 maglie. Ora passiamo al terzo ferro. Il terzo ferro lo lavoriamo così. Due diritti, due diritti. Un gettato. Ora utilizziamo il marcapunti, quindi posizioniamo uno, lavoriamo una maglia a dritto che poi sarà la maglia centrale dello scialle, quella che ci dividerà il lavoro tra destra e sinistra. Mettiamo un nuovo marcapunto e lavoriamo un gettato. E due diritti per terminare il ferro. Voltiamo e lavoriamo due diritti, tre rovesci e due diritti. Uno, e due diritti, 3 maglie al rovescio, facendo scivolare il marcapunti quando lo troviamo sul nostro cammino, quindi 1, 2 e questa è la terza maglia al rovescio e due diritti, 1 e 2.
Passiamo al quinto ferro. Abbiamo due diritti. Un gettato, un diritto e nuovamente un gettato. Ora passiamo alla maglia centrale che va lavorata a dritto. Facciamo scorrere il marcapunti, lavoriamo a dritto la maglia centrale, passiamo di nuovo il marcapunti. E riprendiamo facendo un gettato, un diritto, un gettato e due maglie a diritto. Quinto ferro. Voltiamo, passiamo al sesto. E qui lavoreremo due diritti iniziali, sette rovesci e due diritti finali. Quindi una e due maglie al dritto, sette rovesci, uno, due. 3, passiamo il marcapunti per la maglia centrale, 4, passiamo il marcapunto, continuiamo, 5, 6, 7 e 2 diritti. Per terminare, 1 e 2. Ormai sul ferro abbiamo 11 maglie, 2, 4, 6, 8, 10 e 11. Ah, non vi ho detto che questa volta lo scialle partirà dalla parte che abbiamo sulle spalle. Quindi dalla parte più larga, poi andremo man mano ad arrivare alla punta. È una novità anche per me perché non ho mai lavorato uno scialle utilizzando questo metodo. Quindi adesso ci andremo sempre ad allargare perché questa non è la punta dello scialle, ma è la parte larga che va sulle spalle. Passiamo al settimo ferro. E lavoriamo due diritti, un gettato, tre diritti, di nuovo un gettato prima della maglia centrale. Passiamo i marcapunti, facciamo a dritto la maglia centrale e ripetiamo la sequenza lavorando un gettato, tre diritti, un gettato e le ultime due maglie a dritto, una e due. Voltiamo e lavoriamo l'ottavo ferro dove avremo da lavorare due maglie a dritto iniziali. Il resto delle maglie a rovescio.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, fermandoci prima delle due maglie finali che lavoreremo a diritto. Eccoci qua. Adesso passiamo al nono ferro. Al nono ferro facciamo come di consueto 2 maglie a dritto iniziali, un gettato, poi lavoreremo 5 diritti, 1, 2, 3, 4 e 5. Un gettato prima della maglia centrale, passiamo al marcapunti, lavoriamo a diritto la maglia centrale, passiamo di nuovo il marcapunti, gettato 5 diritti, 1, 2, 3, 4, 5, gettato e 2 diritti per terminare. Ecco qua, in pratica abbiamo la parte traforata che è quella ai lati della maglia centrale. In più i due trafori creati dai gettati che valgono come aumenti ai lati vicino alle 2 maglie che formano il bordo. Ora andiamo al decimo ferro. Il decimo ferro va tutto a diritto. Quindi lavoriamo tutte le maglie che abbiamo sul ferro a diritto. Eccoci qua. A partire dal decimo ferro fino al diciassettesimo, inizieremo la lavorazione traforata. In pratica saranno questi ferri quelli che andranno ripetuti poi per continuare a lavorare lo scialle. L'undicesimo ferro crea la parte bucata dello scialle, la riga traforata. Quindi dobbiamo fare 2 diritti, 1 gettato, 2 maglie insieme a diritto. Per
prendiamo insieme le due maglie successive, le lavoriamo insieme al dritto. Ora dobbiamo ripetere gettato e due maglie insieme a diritto fino a quando non rimane una maglia libera soltanto davanti, prima di quella centrale. Quindi ripetiamo: un gettato, due maglie prese insieme e lavorate al dritto. Un gettato, due maglie prese insieme e lavorate al dritto. Ora rimane una maglia libera sul ferro. Praticamente dobbiamo fare prima di questa maglia un gettato. Lavoriamo la maglia dritto, facciamo di nuovo un gettato. Ora lavoriamo a diritto la maglia centrale. E facciamo, iniziando l'altra parte del lavoro, un gettato. Un diritto, un gettato, due insieme a diritto, ripetiamo, un gettato, due insieme a diritto, un gettato. Due insieme a diritto fino a quando non ci restano due maglie. Ora facciamo un gettato e lavoriamo queste due ultime maglie a diritto. Allora, questo diciamo che è il primo ferro con la lavorazione con il motivo a fuori. Il dodicesimo ferro lo lavoriamo tutto a dritto. E questo è il nostro dodicesimo ferro. Vedete? Ecco i forellini più grandi che attraverseranno da destra a sinistra lo scialle. Ora passiamo a lavorare il tredicesimo ferro in questo modo. Due diritti. Un gettato a diritto fino alla maglia centrale. Ci fermiamo prima della maglia centrale e facciamo un gettato. Quindi un diritto che è la maglia centrale. Passiamo al marcapunti, facciamo subito un gettato. Lavoriamo a diritto finché non rimangono le due maglie finali. Ok, sono le due magliette sul ferro di sinistra, facciamo il gettato e le lavoriamo a dritto per terminare il ferro 13.
Voltiamo. Il ferro 14 ha lavorato in questo modo. Due diritti. Poi tutto al rovescio, fermandoci prima delle ultime due maglie finali. Una e due a diritto per terminare. Allora, il quindicesimo ferro si lavora come il tredicesimo. Quindi lo ripetiamo facendo due diritti. Un gettato, un dritto fino alla maglia centrale, arrivata alla maglia centrale, quindi prima di passare il marcapunti facciamo un gettato, passiamo il marcapunti, lavoriamo a diritto la maglia centrale. Di nuovo il marcapunti, facciamo il gettato e continuiamo a diritto fermandoci prima delle ultime due maglie. Ecco qui, sul ferro di sinistra sono rimaste le nostre due magliette, facciamo il gettato e le lavoriamo a diritto terminando il ferro 15. Il ferro 16 va lavorato come il 14esimo, quindi facciamo due diritti, tutto il resto a rovescio, fermandoci prima delle due maglie finali. Terminiamo l'ultimo punto, facciamo l'ultimo punto al rovescio e lavoriamo le ultime due maglie a diritto. Adesso siamo al 17° ferro che va lavorato di nuovo come il 13. Quindi ripetiamo il 13° ferro lavorando due diritti, un gettato, lavoriamo a diritto fino alla maglia centrale. Ecco qua, ultima maglia della parte destra. Quindi siamo arrivati alla maglia centrale, facciamo il nostro gettato, passiamo il marcapunti, lavoriamo a diritto la maglia centrale, di nuovo il marcapunti, gettato a dritto, fermandoci prima delle due magliette finali. Facciamo un gettato e lavoriamo a diritto le due maglie che sono rimaste sul ferro. Quindi siamo arrivate al 17° ferro. Ora, come vi ho detto, dovrete continuare ripetendo
la sequenza dal ferro 10 al 17 fino a quando non si arriva a un minimo di 63 centimetri di lunghezza totale, diciamo fino alla punta, oppure fino a quando lo scialle non vi piace come grandezza, in base anche al filato che avete a disposizione. Dunque, vedete, questo è il motivo, mettiamolo giù che forse si vede meglio, il motivo forato che verrà ripetuto. E praticamente vi faccio vedere il lavoro che ho portato un po' avanti. In pratica si ripeterà facendo una striscia a diritto di maglia rasata alternata a quella traforata. Una volta terminato di lavorare lo scialle, dovete fare 2 centimetri di lavorazione a legaccio, quindi lavorando tutti i ferri avanti e dietro a diritto, dopodiché si passa alla chiusura. La chiusura che ci viene data, ci viene richiesta da questa, dalla lavorazione di questo scialle, è quella con il legaccio intrecciato. Quindi, terminata la lavorazione a legaccio, la fascia a legaccio, praticamente iniziamo a chiudere le maglie intrecciandole. Facciamo in questo modo, lavoriamo la maglia e la intrecciamo. Dobbiamo fare 3 maglie normali intrecciate, quindi 1, 3 intrecci, 2 e 3. Dopodiché facciamo un gettato e lo intrecciamo con la maglia precedente. Lavoriamo nuovamente una, due, tre, di nuovo il gettato sul ferro di destra e accavalliamo la maglia sul gettato. Di nuovo 1, 2, 3, gettato, cavalliamo la maglia sul gettato e continuiamo. Questo fino al termine di tutti i punti che abbiamo sul ferro. A questo punto, una volta arrivati alla fine del ferro, chiudendo tutte le maglie, lo scialle sarà veramente pronto da indossare. Ecco qua, la chiusura con il legaccio. Avremo una chiusura meno rigida alternato con dei forellini. Bene, a questo punto è tutto. Spero che vi sia piaciuto questo modello di scialle e io mi metto alla ricerca di qualche altro modello nuovo da presentarvi nel prossimo video tutorial. A presto e buon lavoro da Lilla.